Buongiorno e bentrovati con l'informazione del mattino di TRG. Vediamo subito le notizie di oggi, mercoledì 24 febbraio. Partiamo con la prima pagina del quotidiano Il Messaggero. Ristori subito per chi chiude. Il governo si apre se il contagio cala. CTS però è contrario alle riaperture. A Roma scatta l'allarme variante brasiliana. AstraZeneca nel frattempo taglia ancora le forniture dei vaccini all'Italia. 10 milioni di fiale in meno. In primo piano anche all'Italia, profondo rosso, stipendi rinviati a marzo, meno di 500 euro per 6.000 lavoratori, voragine nei conti. E anche torna ovviamente in primo piano l'attacco e la morte di Luca Attanasio, il diplomatico ucciso per una rapina, si legge. Rientrano le salme del diplomatico e anche del carabiniere Iacovacci, lo vedremo fra poco. Parliamo però intanto di chiusure, ristori immediate sui colori, si decide lunedì in arrivo il nuovo decreto, parametri ridotti e cambi di fascia stabiliti dopo il weekend, non si escludono possibili riaperture dove ovviamente è possibile, ma il comitato tecnico scientifico avverte non bisogna abbassare la guardia. Il virus infatti picchia forte, si legge, specie in alcune aree del paese. Non è il momento per Draghi di uno scontro fra aperturisti e rigoristi. Andiamo avanti con le notizie. Intanto in Abruzzo scoppia la rivolta dei sindaci per l'ordinanza che viene contestata contro le nuove zone rosse di Marsilio. È anche boom di contagi a scuola sul totale dei nuovi casi. Gli studenti sono il 20% da nord a sud, ogni giorno lezioni sospese a causa delle varianti. Le regioni al governo chiedono criteri chiari per decidere quando chiudere. Andiamo avanti con le notizie, lo dicevamo poc'anzi, il ritorno in Italia delle salme, dicevano all'ambasciatore fuori soldi e sei libero, l'ipotesi di un sequestro lampo. Le verifiche in corso sulle armi dei Rangers per stabilire chi ha ucciso Attanasio. La Farnesina dice che era a disposizione del diplomatico già un'auto blindata, contrariamente a quanto si sosteneva, ma è stata purtroppo fatale la mancanza di una scorta. L'intervista intanto a Ceglie, Iacovacci, un esempio per i più giovani, metteva tutto se stesso in questo lavoro. Il comandante dei carabinieri e del carabiniere, quando è partito, dice, era felice, ci siamo sentiti che sarebbe tornato a marzo. Come è noto, avrebbe dovuto sposarsi proprio nei prossimi mesi. Ma andiamo avanti con le notizie della Nazione. In primo piano i tecnici a Draghi, no alle riaperture. Il CTS gela le speranze di cinema, palestre e ristoranti. L'orientamento del governo è quello dello stop ai DPCM perché va coinvolto il Parlamento. Si moltiplicano intanto le microzone rosse, i vaccini sono sempre al palo con AstraZeneca che dimezza le dosi all'Unione Europea. Intanto a San Marino arriva lo Sputnik. Ancora in foto di copertina, l'amore che non muore, in Italia tornate le salme di Attanasio e di Iacovacci. Accolte da Draghi, la favola di Luca e Zakia uniti dall'impegno per la pace e per i bambini. Dalle città dell'Umbria invece strage pandemia, superati 1.000 morti, 1.003 per la precisione. A Perugia stop di un container pieno di rifiuti diretto in Africa. Ancora da Perugia studenti cinesi picchiati e umiliati, 3 italiani finiscono sotto processo, lo vedremo fra poco. Intanto vediamo anche le notizie dalla Nazione, regioni e Lega, ristoranti aperti la sera. Questa è la richiesta, ma il Comitato Tecnico Scientifico gela Draghi, nessuna concessione. Il Premier ha incontrato i tecnici, poi per decidere si aspettano invece i dati del fine settimana. Miozzo ribadisce la linea del massimo rigore. Il governo punta a superare i DPCM e a coinvolgere il Parlamento nelle decisioni. Salvini e Bonaccini chiedono che dove si può possa tornare la normalità. Andando avanti, Draghi e Salvini, appunto, il momento è difficile, serve moderazione anche nei toni della politica. E di questi giorni la protesta continua per i teatri chiusi, attori furiosi, diteci quando finirà. L'attore Popolizio lancia un appello per programmare, dice, serve almeno una data perché c'è tanta voglia di tornare a vedere grandi spettacoli in tutta sicurezza.
E continuiamo proprio con le notizie del nazionale in merito al Covid. AstraZeneca consegnerà solo metà delle dosi. Vaccini, l'Italia scivola pertanto a fondo classifica. Una fiala su quattro resta nei freezer delle regioni. Il nostro paese è stato superato da Francia, Germania, Spagna e Repubblica Ceca. E come dicevamo poco fa, lo Sputnik intanto arriva a San Marino. Prima iniezione fra pochi giorni, consegnate 7.500 dosi del siero russo che non è stato ancora approvato dall'EMA. Siamo alle notizie della regione con le pagine del Messaggero. Covid, superati i 1.000 morti. Il fisico Gammaitoni afferma il picco della terza ondata potrebbe essere vicino. Ieri nel frattempo altri 262 casi positivi, incidenza settimanale. Il dato della provincia di Perugia resta oltre il triplo di quello di Terni. E allora di tutti i dati del contagio e delle misure, delle affermazioni anche dell'assessore Coletto, vi mostriamo il servizio di Cinzia Tini. Oltre 1.000 morti da inizio pandemia a causa del coronavirus, 1.003 per l'esattezza. 10 decessi nell'ultima giornata, ieri 993, secondo l'ultimo aggiornamento della dashboard regionale. 262 i nuovi positivi, 8.509 attualmente contagiati in tutta la regione. 552 i ricoverati, di cui 79 in terapia intensiva, 217 guariti, 4.410 tamponi analizzati, a Gubbio 137 casi, a Gualdo Tadino 42, ad Assisi 303 casi, 444 a Città di Castello. I 1.000 morti sono per l'Umbria una soglia psicologica, ma da un punto di vista dei numeri la regione è anche meglio della media nazionale, lo ha detto all'ANSA il professor Luca Gammaitoni, ordinario di fisica sperimentale all'Università di Perugia. Il ricercatore sta seguendo con il suo gruppo di lavoro l'evoluzione della pandemia utilizzando i modelli statistici. Ci sono alcuni elementi scientifici che ci fanno ipotizzare di essere vicini al picco della terza ondata, ha detto. Se continuiamo come negli ultimi 3 o 4 giorni, la prossima settimana potrebbero cominciare a scendere gli attualmente positivi. Intanto oggi c'era consiglio regionale. L'assessore Coletto ha riferito l'obiettivo di arrivare a 200 di terapia intensiva, anche con i moduli in costruzione. Sul personale nel 2021 sono previste 1.500 assunzioni. Coletto ha risposto nel question time a un'interrogazione del consigliere del PD Donatella Porzi, con il quale ha chiesto alla Giunta interventi straordinari circa alcune situazioni riscontrate nell'ospedale di Foligno, come il sovraffollamento dei degenti, gravi carenze di organico infermieristico, l'individuazione aree grigie per sospetti positivi al Covid in reparti e zone non idonee. Continuiamo con le notizie dall'Umbria. Muore un'impiegata di 58 anni, così il Covid uccide anche sul lavoro. La donna lavorava come civile alla scuola di lingue estere dell'esercito. Numerose le denunce all'INAIL per le vittime da virus legate all'impiego. Le più colpite sono le donne. In un anno il totale dei casi denunciati è stato di 752, il picco raggiunto in novembre durante il momento più pesante della seconda ondata. Ancora dalle pagine locali e regionali l'appello di chi di spettacolo vive: torniamo a fare spettacolo. L'ultimo concerto, l'urlo di chi non vuole arrendersi. Melancolia da Foligno a Sanremo. Il nuovo singolo per il perugino Blind. La band conquista infatti anche Red Ronnie, ora ho capito dopo l'esibizione nella sua trasmissione. Oggi invece il giovane rapper di Ponte San Giovanni esce con il nuovo singolo Promettimi assieme a Gue Pequeño. Ancora dalle pagine regionali, SOS anoressia e bulimia a causa delle restrizioni. Solitudine e lockdown sono le cause principali, gli under 14 i più colpiti. Laura dalla regione, una delle massime esperte europee di disturbi alimentari, dice è un vero e proprio bollettino di guerra. 15.000 sono con disturbi alimentari. Ho il Covid, non pago il biglietto, questa è l'affermazione di un uomo sottoposto ai controlli mentre era a bordo di un autobus. Invece Brozzi interviene sui Minuetto: quando comandavo io funzionavano benissimo. L'ex amministratore della FCU spiega, attacca e racconta perché è morta la ferrovia regionale. Andiamo avanti con le notizie dell'Umbria con la pagina della Nazione, terapie intensive, avremo
avremo 200 posti, lo avete appena sentito dall'assessore Coletto, dice presto i moduli per far fronte all'emergenza, strutture per ora sature al 58%. E poi in foto di copertina la strage Covid, 1000 morti, la pandemia come i bombardamenti dell'ultima guerra. E vediamo per l'appunto le terapie intensive scoppiano, Coletto, arriveremo a 200 posti, secondo Agenas il livello di saturazione è al 58%, all'ospedale di Perugia sono in corso i lavori per l'attivazione del modulo Arcuri con altre 10 unità, supporti che in tutta la regione sono 44. Attualmente ci sono 79 pazienti Covid in terapia intensiva, il che significa che ammontano a 136 i posti disponibili. I moduli Arcuri invece consistono in decine di letti nei container finanziati dal commissario per l'emergenza. La strategia peraltro prevede che a metà marzo avremo le monoclonali, ancora l'annuncio fatto in aula e in sede di assemblea legislativa, soluzione che potrebbe evitare di intasare le intensive. Strage Covid, 1000 morti in un anno, come sotto le bombe della guerra, dati sconvolgenti perché il 91% dei decessi è stato registrato nel corso degli ultimi 5 mesi. In Umbria così tante vittime in poco tempo si ebbero fra il 43 e il 44 in pieno conflitto mondiale. Cifre terribili a cavallo del mese fra fine gennaio e inizio febbraio, poi l'impennata dei decessi. Ancora è soltanto una soglia però di natura psicologica, parla il professore Luca Gammaitoni, ordinario di fisica sperimentale, il docente universitario, dice: dal punto di vista numerico la nostra regione non ha fatto e non fa peggio di altre. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni e dunque la volta di prof e forze di polizia, oggi via alle prenotazioni e già da sabato l'arrivo delle prime dosi e la somministrazione delle prime dosi. Intanto prosegue anche la campagna vaccinale riferita agli ottantenni. Orario prolungato a partire dall'8 marzo, i punti dislocati sul territorio funzioneranno anche di pomeriggio. Per quanto riguarda le varianti, la tesi di Ranieri Guerra, vanno subito fermate con la vaccinazione generale. Abbiamo a disposizione soltanto poche settimane per cercare di arginare la terza ondata del virus. È una vera e propria corsa contro il tempo, con la diffusione delle varianti infatti il virus potrebbe reagire al vaccino rendendolo altrimenti vano. E poi l'appello sempre per quanto riguarda le conseguenze del virus: vogliamo lavorare, i nostri locali sono sicuri e tracciati. La protesta davanti alla regione dello chef Michele Radicchia rimarrà in Piazza Italia fino a sabato. Alla voce del professionista poi si aggiunge anche quella dell'università italiana cuochi dell'Umbria. A Parranno un genitore è stato contagiato, nel frattempo chiuse le scuole, e parla il sindaco della comunità. E andando avanti si discute in regione anche del mini nodo che si dice tutela l'ambiente. L'ANAS infatti scrive al comitato di Colle Strada: sottopassi e viadotti per salvare i terreni e anche il Tevere. La risposta e le informazioni sono state fornite dall'associazione Colle della Strada, che sull'argomento aveva per l'appunto sollevato interrogazioni e chiesto lumi. A Palazzo Cesaroni invece realizzare la REMS in Umbria c'è l'ok del Consiglio regionale, mozione di Fratelli d'Italia e Lega. Andiamo avanti con le parole della Presidente Tesei, sempre in sede di Assemblea Legislativa, per quanto riguarda l'aeroporto: privati pronti a entrare in SASE, la Regione farà la sua parte consentendo così l'ingresso di nuovi partner. E da Perugia invece allarme droga perché aumentano le siringhe che sono state raccolte in città. Il parco Chico Mendes e quello della Pescaglia sono le zone dove se ne sono trovate di più, ma di questo parleremo ampiamente anche nelle pagine locali. Intanto, per quanto riguarda la cronaca, studenti cinesi picchiati e umiliati, l'episodio shock in centro a Perugia, parte il processo per 3 imputati che sono accusati di lesioni personali. L'indignazione, l'atto di violenza gratuita aveva provocato anche l'intervento dell'ambasciatore. A Fontivegge invece è scattata la denuncia per uno straniero irregolare che è stato sorpreso dai carabinieri impegnati come di consueto nei controlli sulle regole anti-Covid.
vecchie TV e lavatrici, rifiuti che erano diretti verso la Costa d'Avorio, le dogane e la forestale bloccano un container in partenza per l'Africa. Guerra allo spaccio a Perugia, diversi blitz antidroga da parte della finanza, sono stati scoperti chili di hashish. In totale le operazioni hanno portato all'arresto di 3 persone. Continuiamo con le notizie della Nazione, ripartendo da Perugia, furti e spacciatori, Porta Pesa dice basta. L'associazione di quartiere chiede un cordone sanitario intorno alle scuole perché servono controlli sugli affitti dei locali e i progetti di riqualificazione. Blitz degli uomini della volante è stata recuperata refurtiva dagli agenti, spunta anche un peluche rubato. L'appello invece è la denuncia della Camera di Commercio in merito alle presenze femminili, è polemica perché le donne sono poco rappresentate. Le 3 consigliere di parità dell'Umbria per la regione Monica Paparelli, per la provincia di Perugia Giuliana Astarita e per quella di Terni Maria Teresa di Lernia intervengono sulla composizione del nuovo consiglio della Camera di Commercio dell'Umbria, che riserva una rappresentanza marginale alla presenza femminile. Parte invece anche la nuova iniziativa di Caritas su Perugia, nasce un servizio per gli anziani, si tratta di Argento Vivo, un progetto per l'appunto contro la solitudine. Ci si chiede ancora invece che fine abbia fatto l'orologio della Perugina, un vero e proprio cimelio per la città. Ci spostiamo sulla pagina del Trasimeno, a Magione, a Sant'Arcangelo serve un postamat. La consigliera Stortini lancia un nuovo appello e afferma l'ufficio venga tenuto aperto all'utenza durante tutti i giorni lavorativi della settimana. A Castiglione del Lago, anoressia e bulimia e allarme, causi aumentati del 30%. Questo è il bilancio e anche il grande lavoro svolto dall'associazione di volontariato Il Bucaneve. A Corciano la città vuole adeguare l'antiquarium comunale, la regione dice il progetto è meritevole di finanziamento, è previsto dunque l'ammodernamento degli impianti, sempre più qualità. Andiamo ad Assisi, il comitato sostiene spostare la fonderia, la richiesta chiama in causa anche il sindaco, via questa industria dal cuore di Santa Maria degli Angeli. Tra lavoro e scuola invece parte il cooking quiz tricolore, l'alberghiero è in finale. Ancora dall'Assisiate, Bastia Umbra, il benvenuto ai nuovi nati del 2021, il primo kit è stato consegnato alla piccola Azzurra. A Bastia per l'appunto l'iniziativa lanciata dal sindaco Lungarotti in collaborazione con le farmacie comunali è la terza figlia di Giulia Valerio dopo Tommaso e Annalia. Si tratta di oggetti per i bambini prodotti anche con materiali bio di cui se ne è parlato nel corso delle scorse settimane. Da Gubbio Ambiente la situazione è buona, rassicurazioni né per Leogubino nell'incontro con ARPA promosso dalla commissione speciale guidata da Rughi. Monitoraggio, il territorio risulta seguito con molta attenzione, è coperto da 5 centraline. Sempre da Gubbio sono state donate strumentazioni high tech dal Lions Club di Gubbio per l'ospedale di Branca e ancora domani invece tornerà a riunirsi il consiglio comunale Leogubino, si parlerà del bilancio della commissione per le pari opportunità. A Gualdo Tadino sul recupero dell'ex Calai, Presciutti passa al contrattacco, l'intervento dell'assessore regionale Morroni è intriso di ostilità e pieno di livore, ma resto aperto al dialogo. E proprio di questo scontro sul recupero dell'ex Calai vi facciamo sentire proprio le considerazioni di una parte e dell'altra nel servizio di Cinziatini. Un botte risposta da Palazzo Donini al Palazzo Comunale di Gualdo Tadino sul tema della ristrutturazione dell'ex ospedale Calai. Tutto si era riacceso quando da Gubbio era arrivata la notizia che il vicepresidente della Giunta regionale Roberto Morroni aveva comunicato il via libera per il progetto definitivo della Casa della Salute presso l'ex ospedale di Piazza 40 Martiri. Da Gualdo Tadino la maggioranza consigliare aveva applaudito alla notizia, ma aveva chiesto perché sul Calai lo stesso Morroni non si pronunciasse. La risposta del vicepresidente della regione, nonché ex primo cittadino di Gualdo, non si era fatta attendere, definendo l'attenzione della maggioranza gualdese sul tema Calai un tentativo vano di far dimenticare la serie di gravi errori, antichi e recenti, che hanno costellato su questo, come su tanti altri aspetti della vita amministrativa cittadina, l'operato della giunta Presciutti.
Morroni aveva assicurato il proprio impegno e di quello della giunta regionale sul tema, incentrato a fare del Calai un'occasione di rilancio e di sviluppo. Lungo questo percorso, aveva scritto, non mancheranno di certo i necessari e mi auguro proficui momenti di confronto e valutazione con l'amministrazione comunale e con le forze politiche presenti nella massima assise cittadina. Di oggi la replica del sindaco Massimiliano Presciutti, che bolla la nota di Morroni come un atto intriso di ostilità e pieno di livore tutto personale. Il sindaco sottolinea la sua disponibilità a ragionare anche di utilizzi alternativi rispetto a quelli previsti nel piano di valorizzazione, senza mai aver ottenuto un cenno di riscontro. Presciutti, citando il documento stilato dalla Regione sul tema salute e inviato lo scorso 11 febbraio ai sindaci, in cui vengono riportate le spese per contratti di locazione che per l'ASL Umbria 1 ammontano oltre 141.000 euro annui di locazioni attive ed oltre 2 milioni di locazioni passive, propone di investire tali somme in immobili di proprietà come l'ex Calai, dove trasferire servizi. Torna infine a chiedere un incontro con la Regione, evitando ulteriori ritardi sul tema. Continuiamo con le notizie della Nazione. A Città di Castello, aperitivo fuori dal bar, scattano le multe per 6. Hanno acquistato consumazioni da sport, ma si sono intrattenuti a lungo davanti al locale. Chiacchiere fermate solo dall'arrivo dei carabinieri. Maxi operazione antidroga. Nell'inchiesta finisce anche un uomo di Citerna. Per lui c'è l'obbligo di firma. Luci della speranza per il Teatro degli Illuminati. Dobbiamo superare i pregiudizi nei confronti di chi fa spettacolo dal vivo. Anche Città di Castello ha aderito all'iniziativa di Unita, facciamo luce sul teatro, promossa a livello nazionale e con centinaia di adesioni. Ancora da Città di Castello, l'ascito Mariani, piovono ipotesi, utilizziamolo per la Muzzibetti. Giovedì vertice tra Comune e ASL, in quella sede si deciderà la destinazione dei fondi a disposizione. Gli obiettivi sono quelli di garantire i servizi sanitari sul territorio e le cure a coloro che soffrono. Da Pietralunga intanto il sindaco scrive alla Regione, ad Umbertide basta guardare al passato. I consiglieri comunali Galmacci e Spatoloni ed il presidente dell'Assise Floridi sostengono che la nostra mozione non è stata copiata. Vogliamo sperare per il bene di Calzolaro che sappiano se è vero come procedere adesso per il bene della frazione. Andiamo avanti con Spoleto, centro storico invaso dai rifiuti. Insorge il comitato e presenta al comune una lettera con oltre 30 foto di degrado. Il doppio problema, un'immagine indecorosa che espone i cittadini anche a rilevanti pericoli per la salute. A Montefalco Falco Sport Equestri si parte venerdì, appuntamento al centro ippico Le Lam Horses. Ancora Orte Falconara Foligno, si deciderà dopo lo studio in atto. L'assessore Melasecche risponde a Donatella Porsi del PD, l'attuale tracciato prima ascoltiamo tutti. E ancora a Spoleto una cabina di regia per rilanciare l'economia della città. L'incontro fra l'amministrazione e le associazioni di categoria, è stata chiesta la modulazione delle tariffe di Tari e Tosap. A Terni vandalismi ed inciviltà, SOS alla passeggiata, atto bipartisan in consiglio comunale per chiedere maggiori controlli, ma la questione riguarda tante altre zone, da Via Fratti a Sant'Alò. Ancora è stato arrestato il parcheggiatore abusivo, deve scontare un anno per ricettazione, il parcheggiatore dell'ospedale Santa Maria, consumazioni solo da sport a pranzo sul cassone del furgone, una foto pubblicata sui social con tantissimi like e che ovviamente ha l'intento di sdrammatizzare una situazione sicuramente problematica. Andando avanti la cupola, l'Interamna Basket, è andato il palazzetto Leo Seconi, mentre è stato preso per la cronaca il pusher trasferito in città, sgominata una gang napoletana attiva nello spaccio e nelle rapine. Pubblicate invece le graduatorie, nonché gli esclusi per quanto riguarda i contributi alle famiglie per gli affitti. Ancora da Terni, ecco il nuovo stadio e adesso Terni sogna, investimento da 50 milioni di 18.500 posti al coperto, pronto entro ottobre 2024 per il centenario rossoverde. Vi saranno anche bar, ristoranti, negozi ed un museo. Un progetto ambizioso, il comune non spenderà un euro, equilibrio economico garantito dalla realizzazione della clinica privata.
da Orvieto, rivoluzione traffico, più parcheggi a Piazza Vitozzi, cambiano anche le regole del carico e scarico merci, stop alla sosta selvaggia. Ancora da Orvieto, impianto fotovoltaico a Morrano, la Lega dichiara la sua totale contrarietà. Passiamo alle notizie del Messaggero, ripartendo dal Perugia, dal centro città, danni a Palazzo dei Priori, il gelo stacca schegge di pietra. Dopo la Fontana Maggiore, acciacchi spuntano dunque anche in via dei Priori, transenne per evitare danni ai passanti, subito controlli per studiare la situazione. L'ondata di freddo dei giorni scorsi ha lasciato il segno sui monumenti che sono il simbolo della città. Ancora dalla giunta regionale, Donatella Tesei, aeroporto, la Tesei punta a 500.000 passeggeri. Per quanto riguarda l'ospedale, stretta, un nuovo piano contro la sosta selvaggia dinanzi al nosocomio. Collegati invece in 120 da tutto il mondo per la mostra Raffaello in Umbria. Argento Vivo, parte la nuova campagna di Caritas, così cambia passo e gioca la carta del supporto agli anziani. Briziarelli dice: rafforzeremo la socialità con laboratori e persone ben formate. Andiamo avanti, tossici scatenati rubano anche gli zaini dei bambini. Fontivegge, parte di nuovo la rabbia dei residenti, degrado e senso di insicurezza. I residenti dicono basta. Per quanto riguarda le siringhe, dati veramente shock, 300 kg raccolti e 2000 giovani utenti soccorsi in strada. A Ponte San Giovanni Hub dell'Ascis sono stati sequestrati altri 10 kg. I carabinieri dicono addio e tutta Bassia Umbra dice addio al brigadiere Meccariello, perdiamo un grande militare di grande valore. Ancora per quanto riguarda la droga, Porta Pesa contro spaccio e furti, servono controlli negli appartamenti. A Ponte della Pietra è stato bloccato un container, TV e frigo fuori legge da inviare in Costa d'Avorio. A Gubbio si parla di padel, per il padel si muove anche il sindaco, accertamenti sulla pratica, la commissione rinvia, ma la maggioranza è ormai pronta a dire sì, si valuta anche la ricaduta economica dell'operazione sportiva, aprono anche i consiglieri più scettici della coalizione. A Corciano, per il Museo dell'Antiquarium arriva il restyling totale per più una maggiore sicurezza. A Città di Castello è stato riservato agli studenti delle scuole superiori un concorso per Eliana Pirazzoli. A Gualdo Tadino, per l'ex ospedale Calà, il sindaco Presciutti, lo avete sentito poco fa, attacca Morroni. A Città di Castello, il caso Muzzibetti, il comune chiede più soldi alla regione. Deruta invece torna all'antico splendore la ceramica disegnata da Ziperovic, lo sposalizio della Vergine restaurato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio. Ancora da Foligno, ospedale, i sindacati pronti con il presidio. Funzione pubblica di CGL, CISL e UIL che affermano insoddisfacenti le risposte date all'azienda, si parte venerdì 9. Intanto l'assessore Acoletto, l'avete sentito, annuncia il potenziamento del personale e la riorganizzazione della struttura. Letture online dal libro Storie di sfigati che hanno spaccato il mondo, sono partite le letture per tutti gli studenti delle scuole medie superiori di Foligno e battaglia sul raddoppio Foligno-Terontola. Si punta a un piano complessivo che contempli tutte le realtà interessate. Per quanto riguarda il calcio, arriva il Tiferno, derby storico come 90 anni fa. Andiamo a Spoleto, Nicola e quei messaggi per scuotere le coscienze. Torna in aula la vicenda del 21enne ucciso in auto mentre tornava a casa, sotto accusa un 26enne che era alla guida sotto effetto dell'alcol. Due momenti in foto della manifestazione in favore della sicurezza stradale. Si parla però da Spoleto, scusate, anche di commercio con un tavolo anticrisi. Serve un tavolo di lavoro per individuare insieme le azioni da mettere in campo per il rilancio del tessuto economico e produttivo della città. Per la cronaca, fermano il treno perché senza biglietto, sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. A Cerreto di Spoleto, a chi adotta un cane, 400 euro, l'iniziativa del comune in favore dei randagi. Per quanto riguarda la ricostruzione, Norcia quasi 10 milioni per rifare 19 cimiteri. Andiamo avanti con Terni, c'è il personale ma non le dosi, vaccinazioni al rallentatore. Agli ambulatori di Via Bramante potrebbero
dovrebbero raddoppiare i torni. Menchetti, l'infettivologo, afferma lockdown chirurgici a Perugia per proteggere Terni. Ad Amerino, bus navetta per gli anziani di 9 comuni. Apolino, la città è in lutto perché il Covid ha spento Alfonso Fiorelli. La storia invece di Carla con un cancro alla mammella: sono stata costretta a farmi operare fuori regione. Andiamo ancora avanti con le notizie del Ternano. Spacciò 3 volte la droga ai ragazzini, Romboli a processo. Il 3 marzo udienza preliminare per il 40enne ternano accusato di aver venduto la dose mortale a Flavio e Gianluca. I due amici di 15 e 16 anni morirono nel sonno il 7 luglio scorso dopo aver bevuto metadone ed acqua. Ancora di droga si parla: da Napoli a Terni è stato arrestato un pusher, invece la nonna, amministratore delegato della cooperativa, lui viene assolto. Amerigo Marzi era accusato di non aver versato al fisco 5 milioni, era solamente un semplice socio. Per quanto riguarda la questione parcheggi ad Orvieto, in centro cambia tutto, la riorganizzazione parte da piazza Ascanio Vitozzi, pronto il piano del comune. Riprendiamo le notizie del Corriere dell'Umbria, ovviamente quelle regionali. L'Umbria supera le 1000 vittime per il Covid, ma lo abbiamo sentito dalla pagina regionale. Da segnalare anche l'articolo di Francesca Marrucco: a febbraio sospese 9.952 prestazioni sanitarie, restano da recuperare 10.284 fra visite e interventi rinviati nel periodo del lockdown, in tutto erano oltre 225.000. Il racconto: nessuno mi ha avvertita che non avrei fatto l'esame, anzi mi hanno fatto anche entrare in ospedale. E ancora con il Corriere dell'Umbria, i ristoratori a Draghi che dicono: vogliamo lavorare. Noi del Teatro Bicini, per quanto riguarda la protesta dello spettacolo, abbiamo potuto accendere solo i nostri cuori. Non hanno appunto potuto prendere parte all'iniziativa di accensione delle luci perché siamo costretti a sospendere le utenze. Continuiamo con il Corriere: a marzo anticorpi monoclonali in farmacia, e poi il rilancio dell'aeroporto, puntare su 500.000 passeggeri, ha affermato la presidente Donatella Tesei. Andiamo però alle notizie dalle città: Perugia, droga, raccolti 3 quintali di siringhe in un anno, dati shock in prima commissione. Secondo l'unità di strada, il fenomeno è in crescita di 10 volte rispetto al 2013, nasconde 10 kg di hashish in un casolare in campagna. Il blitz della finanza 7 giorni fa, l'arresto del Corriere. Alla stazione invece è stato controlli in piazza del Bacio, è stato trovato uno straniero che era già stato espulso in autobus per viaggiare senza biglietto, dice di essere positivo al Covid. Rifiuti elettronici in un container destinato alla Costa d'Avorio, la scoperta dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, indagato mittente nel perugino. Ancora da Perugia, un restauratore al lavoro per riparare il danno alla Fontana Maggiore. La soprintendente per i beni culturali dell'Umbria, Elvira Cagliano, dice: sul duccio distaccato attendiamo ora la relazione del tecnico. L'assessore Numerini dice: le basse temperature hanno infatti provocato la dilatazione del manufatto in bronzo, ora concorderemo con gli esperti eventuali altri interventi. Ancora da Perugia, dall'università parte una ricerca su antivirali efficaci contro il Covid, lo dice il professor Paciaroni del Dipartimento di Fisica, che parla di un'arma in più efficace anche contro le varianti del virus. A Corciano i reperti preistorici del Quasar saranno sistemati nell'antiquarium. E da Città della Pieve, Risini, il sindaco dice: sanità, realizzare subito il presidio d'aria disagiata. Appunto il primo cittadino lo afferma dopo l'approvazione della mozione sul polo unico. A Castiglione del Lago, bulimia e anoressia crescono del 30%, aiuto dall'associazione bucanese che fa incontri online. A Magione, Santa Maria delle Grazie, è stato pulito il campanile. Ad Assisi, giovane chef apre un nuovo ristorante. Il 33enne Bastiolo ha scelto un locale in via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli per dare vita ai viaggi di M. Mancinelli dice: un'idea avuta in pieno lockdown, stavo per abbandonare, ma è ora che va dimostrato impegno. In base all'andamento del virus, il servizio sarà al tavolo o da asporto. Questa ovviamente la formula del ristoratore. Bastia dice: dà l'ultimo saluto al brigadiere Meccariello, il carabiniere deceduto per complicazioni legate al Covid. Il colonnello Romano lo ricorda
come un uomo che indossava l'uniforme con orgoglio. Ancora da Bastia invece nasce una startup per guadagnare con il riciclo della plastica. Delegazione di consiglieri comunali ha approfondito la conoscenza del macchinario, grande entusiasmo nel vedere ragazzi che scommettono su sfide ambiziose. Ancora da Marciano, vandali in azione al parco La Collinetta, tre alberi da abbattere. A Schiavo degli Ignoti hanno danneggiato l'illuminazione pubblica e gettato a terra le cortecce dei tigli. Ora indagano le forze dell'ordine. Ovviamente si va a dalle esplosioni che hanno distrutto gli arredi urbani in precedenza, fino ai cestini nuovi ormai resi inutilizzabili nell'area verde di via Salvo d'Acquisto. Ancora Todi, file fuori dal distretto, serve subito una soluzione. I socialisti scrivono al sindaco, inconcepibile quello che accade, riattivare il vecchio pronto soccorso con ingresso da via della fabbrica. Queste le alternative. A Massamartana sono state installate le barriere laterali sul ponte della Fonnaia, l'intervento eseguito dalla provincia. Andiamo a Città di Castello, l'Ascito Mariani, nasce commissione paritetica, l'assessore Coletto dice Comune e USL dovranno avanzare proposta alla giunta regionale su come investire i 3,7 milioni. Chivanis intanto dona tutte al pronto soccorso, solidarietà senza fine verso gli operatori sanitari. Il sindaco dice parte di quei soldi, ovviamente legati all'Ascito Mariani, vadano alla Muzzibetti. Si discute sulle chiusure al centro commerciale Castello, la verità di Orlando. Il comandante della polizia locale ricostruisce tutti i passaggi e l'interlocuzione con il prefetto, l'ultima parola sarà però del TAR. Ancora da Castello, sorpresi a mangiare davanti al bar, sei sono multati, intensificati i controlli dei carabinieri. A Citerna, droga, obbligo di firma per un campano residente in Alto Tevere. Ancora da Città di Castello, servizio civile alla Bufalini per supportare giovani e anziani, coperte le 37 posizioni previste, lavori sulla cabina elettrica Brandano. Enel concentra l'intervento in un solo giorno per poter contenere i disagi. Da Gubbio servono progetti da inserire nel recovery plan. Il gruppo consigliare della Lega chiama tutte le forze politiche invitandole a collaborare per la ripresa post-Covid, turismo, cultura 4.0 e rigenerazione urbana sono le direttrici locali. I Lions dona al reparto di pediatria uno spirometro e un pulsossimetro, si tratta di due strumenti necessari per la valutazione clinica respiratoria dei piccoli pazienti. Per quanto riguarda la Casa della Salute, sindacato è d'accordo, ovvero le organizzazioni sindacali di CGL, CISL e UIL, che hanno accolto in maniera positiva la conferma da parte della Regione del finanziamento del progetto per la realizzazione della Casa della Salute. E poi il sindaco Sirati si esprime soddisfazione per il riconoscimento alla ricercatrice Federica Cacciamani e dice è un messaggio di grande speranza. Ancora da Gualdo Tadino, recupero del Calà, i presciutti, parliamo di piani concreti, il sindaco replica il vicepresidente della giunta regionale Morroni. A Nocera Umbra, Pasquini e il castello di Salmaregia sono terzi al Tokyo International Photo Award, il fotografo è stato infatti premiato grazie al suo progetto sulle fortezze medievali umbre. Ancora da Foligno, centro vaccini all'aeroporto, è iniziato l'allestimento in funzione, da lunedì l'USL si occuperà dell'aspetto medico, il comune sistemerà la strada ed Enac predisporrà il piano per i parcheggi. Da Foligno ancora, Coletto, personale in arrivo al San Giovanni Battista, boliviani a lezione da Ariel grazie al progetto eco.com, la cooperativa sociale si occupa di soggetti svantaggiati. Ancora Foligno, dall'osservatorio astronomico, dati per studio internazionale su galassie e buchi neri, il blazar al centro della ricerca portata avanti da 11 scienziati, monitorato anche dalla torre di 5 cantoni degli orti Jacobilli. La struttura è inagibile intanto dal terremoto del 2016. A Bevagna, falsa cappa, interviene e replica l'ex primo cittadino, improvviso risveglio di Poltichia in vista delle elezioni, attacco virulento e infondato. Ancora Foligno, confermiamo
conferiamo al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria, la proposta della Lega verrà discussa nel prossimo Consiglio. Da Spoleto tappezzano la città di manifesti per chiedere giustizia per Nicola, la famiglia del giovane che ricordiamo è morto a 21 anni in uno scontro con un'auto condotta da un altro giovane ubriaco, avvia una campagna di sensibilizzazione. Lavori terminati, cambiando argomento sul viadotto di Acquaiora, riapertura la prossima settimana a Spoleto. Ancora da Norcia, la casetta in legno non va abbattuta, il TAR accoglie il ricorso di una famiglia e annulla l'ordinanza di demolizione del comune. Per quanto riguarda i controlli, 20 multati fra Casserra Italia e Giano dell'Umbria, 4 denunciati anche a Campello, Valnerina, maxi bollette rateizzate in 120 mesi. A Spoleto, gruppo di lavoro per rilanciare le attività commerciali in crisi. La decisione al termine di un incontro fra amministrazione comunale e i rappresentanti di categoria. La città di Terni prende al volo il Frecciarossa, la nuova fermata di Orte piace a tutti, a istituzioni e imprenditori. Il sindaco Latini dice: diventeremo un polo di attrazione per Roma. Sarà attiva da giugno la nuova linea diretta verso l'Italia del Nord. Parliamo ovviamente ancora di treni, droga, il maxi blitz tocca anche Terni, smantellata banda che aveva la sua base nell'Interland napoletano, uno dei suoi componenti viveva in Umbria da pochi mesi. L'iniziativa è stato donato alla Polstrada, il disegno realizzato dal piccolo Alessio, il bambino che sogna di indossare la divisa quando sarà grande. In manette finisce il posteggiatore abusivo africano, la volante durante i controlli vicino all'ospedale ha scoperto un uomo che doveva scontare un anno di carcere. A Terni ancora, via Sant'Alò è in balia dei vandali, chieste nuove telecamere di sorveglianza in aggiunta alle 78 che sono dislocate in tutta la città. Tribunale, cooperativa fallita, un imprenditore viene assolto. Mascherine e PC portatili per i bambini del centro Baobab, iniziativa dell'associazione I Pagliacci in favore del servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Alla cooperativa Alice, la gestione dei bar dei Campacci, la società infatti si è aggiudicata l'appalto per 9 anni superando le offerte degli altri 5 partecipanti alla gara. Veniamo ora alle notizie con i siti, questo è TRG Media, da tutto il mondo collegati in diretta per scoprire l'arte e la bellezza di Palazzo Baldeschi, il cordoglio della città di Bassia Umbra per la morte del brigadiere Meccariello, l'equitazione con il salto ostacoli al via la stagione agonistica in Umbria e poi da tutto oggi in primo piano Covid, in vigore il decreto Draghi, i nuovi divieti in zona rossa. Vediamo magari più nel dettaglio dalla mezzanotte di martedì 23 febbraio. Con l'entrata in vigore del primo decreto anti-Covid del governo Draghi scattano i nuovi divieti per la zona rossa. In zona rossa saranno dunque vietate le visite a domicilio a parenti e amici anche nell'orario in cui non è in vigore il coprifuoco, che lo ricordiamo è dalle 5 alle 22. Tali visite una volta al giorno e massimo 2 persone già conviventi oltre ai minori di 14 anni potranno essere effettuate all'interno del proprio comune solo se in zona arancione e della propria regione se si è in zona gialla. Ancora vediamo le notizie con Umbria 24, vaccino via alle prenotazioni per il personale delle scuole, dosi alle forze dell'ordine. Per gli anziani è il turno dei nati nel 41 e 39 negli anni precedenti, sono quasi 70.000 tutti i numeri della campagna di massa su Umbria 24. Su Perugia Today la consueta mappa del virus, tutti i dati per comune, poi l'Umbria avrà a disposizione gli anticorpi monoclonali, primo invio a marzo. Ecco come combattono il Covid. A Gualdo News invece la zona rossa prorogata fino al 28 di febbraio, proviamo ad aggiornare la pagina, vaccini, semaforo verde per personale scolastico, forze dell'ordine e over 80, la donazione del Lions Club di Gubbio e poi il sindaco Presciutti che replica sull'ex Calai. Ci vediamo fra pochissimo per la pagina sportiva dopo la pubblicità.